Ciao, oggi ci troviamo a Mosnigo, nel comune di Moriago, e ti facciamo vedere il funzionamento di un impianto fotovoltaico con le batterie, un sistema backup. Il lavoro è consistito nell'installare 5 kW, 5 kW abbondanti di pannelli fotovoltaici, che qua c'era anche il problema che il tetto era, sì, c'era poco spazio, sì, e quindi abbiamo usato dei pannelli Panasonic che sono molto più compatti e hanno una resa maggiore in base ai metri quadri, pannelli ad alta efficienza. E quindi dopo l'installazione dei pannelli fotovoltaici abbiamo messo il pacco batterie con l'inverter. Il principio di funzionamento delle batterie consiste che al sorgere del sole i pannelli fotovoltaici iniziano la loro produzione e vanno a immagazzinare l'energia prodotta nel pacco batterie, e quando la casa inizia a assorbire i consumi elettrici, se c'è una produzione solare sufficiente, semplicemente il sole dà l'energia necessaria alla casa, o altrimenti è la batteria che va in soccorso, oppure al calare del sole, quando non c'è più produzione solare, allora saranno le batterie che vanno a erogare l'energia necessaria nella casa fin tanto che ci sarà batteria carica. E volevamo chiedere la differenza che voi avete riscontrato tra il prima e il dopo dell'installazione, cioè cosa è cambiato oltre che la bolletta. Beh, quella senza dubbio è una bella differenza, perché quando arrivavano le bollette prima erano con parecchi zeri e tante cifre. Sì, anche per essere una famiglia esatto, molto energivora, e di conseguenza i consumi sono abbastanza alti. E adesso, diciamo, vedo che alla fine c'è stato un buon investimento da questo punto di vista, perché le bollette sono diminuite. Ovviamente bisogna sempre stare attenti al modo in cui si consuma. Che differenza saranno, diciamo, sulle bollette? Beh, io ho fatto un conto così a spanne, penso che si riesce a superare abbastanza agevolmente il 70%. Uh-huh. Una bolletta puoi abbassare del 70%, però bisogna dire, no, in generale questo, nell'arco dell'anno. Ok, nei 12 mesi. I mesi invernali è un po' più difficile riuscire a risparmiare tanto. Però negli 8 mesi, esatto, si riescono a fare dei buoni risultati. L'unica cosa è che bisogna pensare che comunque non è che tutto arriva così facile. Bisogna avere un attimo. Ivano, non mi dai soddisfazione. Un attimo. Ma, beh, questo non è un impianto, lo si mette, ciao, ci vediamo fra 10 anni. Esatto. È un impianto che va, bisogna saperlo leggere, imparare ad usare. Esatto. Okay. E in questo la Katia, tua moglie, beh, mia moglie è una professionista, questa è la parola, esatto. Professionista, bisogna saper gestire i momenti con tanta energia e i momenti dove invece e chiaramente il monitoraggio in questo è fondamentale. Beh sì, quello senza dubbio è una cosa positiva e facile di utilizzo, perché con un click lo apri, lo vedi, e con lo smartphone subito. Avendo una connessione anche remota lo puoi fare eventualmente anche dal fuori casa. E poi comunque c'è anche il sistema che avete fatto voi integrato con il controllo carichi, sì, che quindi può anche mettere in stand-by eventualmente gli elettrodomestici, se va via il sole, che c'è un attimo di ombreggiamento e così. Sì. Però comunque la cosa importante è che bisogna sapere quando bisogna attivare i carichi importanti, lavastoviglie, forni, e queste cose qua, cioè non alla mattina alle 7:30, no, 8 magari, infatti, no? Infatti, anche se devo dire che con una batteria così c'è una buona autonomia anche a livello di potenza, perché si riesce a fare con una batteria, diciamo, alla sera che non è al 100%, comunque fare una lavastoviglie o una lavatrice o quant'altro, però diciamo riesci a fare buona parte anche di cose che magari li puoi fare col sole, però lì si possono fare benissimo anche di notte. Allora, vediamo sul monitoraggio dei consumi e delle giornate, no? Adesso siamo a fine settembre. Vai Ivano, prova a farci vedere magari anche un bilancio
mensile, dopo magari entriamo nello specifico. Questo per esempio è Settembre. settembre, chiaramente in rosso è l'energia, come dice, assorbita dal fornitore, e quella verde è quella gratis, diciamo autoprodotta e autoconsumata fra fotovoltaico e batteria. E proviamo andare a vedere gli altri mesi come sono andati. Questo è agosto, luglio quasi tutto strike. Ah, giugno strike. E maggio tutto gratis. Non tutto strike. Nell'annuale. Ecco, sul bilancio annuale si può vedere come giugno e luglio sia praticamente state sempre indipendenti, praticamente tutta l'energia gratis prodotta direttamente dal sole. Eh sì, nel mese invernale questa è la Il produzione che il 50%. sole può fare, e praticamente si può vedere dal grafico come ci sia una percentuale di indipendenza dalla rete Enel di un 75% in questi primi 9 mesi dell'anno. Questa è l'energia dell'Enel. Acquistata. Questo è quello che ha prodotto il parco fotovoltaico nella stessa giornata. Questo è il consumo che abbiamo avuto in casa e questa è la batteria che si è caricata nel momento in cui il sole ha dato l'energia a E tutto poi te l'ha l'impianto. rilasciata al calare del Del sole, sole, ha esatto. fornito energia in casa alla sera. Probabilmente qui ha sganciato alle 3 di notte, 2 di notte, perché probabilmente il giorno prima forse ha fatto poco sole. Andiamo a verificare. Infatti, è stata una Esatto. giornata con poca produzione Vediamo. solare e di conseguenza l'energia immagazzinata in batteria non è stata sufficiente. E questo qua era il condizionatore. Questo è il Ah, condizionatore. ecco. Ah, cioè, consuma 2 kW. Sì, consumi importanti. Però comunque Sì, l'energia immagazzinata in ogni riusciva a farvi caso sì. arrivare tranquillamente fino a. Esatto, Alla giornata dopo, perché si sì. vede che si è sempre rimasti indipendenti dalla rete Enel, che è la linea rossa, no? Il prelievo Certo. di energia dalla rete Enel.